Innanzitutto grazie a tutti, come diceva giustamente Grazie a Pompilio. voi. E niente, oggi ci incontriamo per presentarvi il progetto di Piccoli Volontari Crescono 5.0. Già dal nome vi fa capire che questa è la quinta edizione di questo progetto. Abbiamo iniziato qualche anno fa con pochi bambini, una ventina più o meno. Oggi abbiamo coperto quasi tutto il territorio di Casoria, con tutti i circoli didattici di Casoria. Quindi il lavoro è aumentato molto rispetto agli anni passati, perché ci impiega 3-4 giorni a settimana durante le ore di lezione delle scuole. Abbiamo l'ausilio dei ragazzi del servizio civile che ci danno un grosso contributo. Intanto ringraziamo Luisa Marro, presidente, che è arrivata. E niente, adesso facciamo prima una breve, diciamo, introduzione di quella che è stata la storia del progetto, che ce la farà il presidente, visto che il progetto nasce da un'idea sua e gli altri volontari, diciamo, quelli più longevi dell'associazione. E poi ci siamo avvalsi della collaborazione di Anna Ricciardi, che invece è una geologa, ci spiegherà la didattica, quello che noi affronteremo durante l'anno, sia come lezioni teoriche sia come lezioni pratiche. Poi Gian Battista Ganzelli, che è il presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato Napoli Nord, giusto? E poi ci sarà diciamo, un intervento di Domenico Marod, che è volontario del Servizio Civile Nazionale, che ci porterà la sua esperienza, visto che è uno dei ragazzi che collabora a questo progetto attivamente. Il progetto vi ricordo che è iniziato ad ottobre e andrà avanti fino alla fine di maggio, suppongo, Per qualcuno anche forse finirà anche più tardi. Quindi Presidente, se vuoi. sì, in realtà ringrazio tutti gli amici che sono oggi qua. Mi alzo perché sono un po' vecchiarella, non c'ho più voce, ci ho gridato abbastanza in posta, quindi no, 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 allora non vorrei gridare. Ringrazio soprattutto i colleghi che sono venuti oggi. Noi spesso ci vediamo sempre in brutte circostanze, diciamo, la maggior parte delle volte in brutte circostanze. Però oggi è anche un momento di riflessione degli eventi che sono successi nel passato e nei momenti di altre esperienze del genere. Mi ricordo che la prima volta che ho fatto un'esperienza con i bambini è stato grazie a Peppe Di Polla, che oggi non c'è più, grande presidente, che fece questo intervento a Cercola, stiamo parlando di una decina di anni fa. E quindi quel giorno mi ha illuminato. Poi l'abbiamo fatto insieme all'ASVO, l'Arzano, mi ha fatto più di un intervento, qualcuno era presente, si può notare che stanno oggi qui. E abbiamo iniziato veramente nella nostra sede, che è che è 3x3, con una ventina, neanche una ventina di bambini. Oggi siamo, per dire qualche numero, sono 5 istituti, adesso siamo istituti complessivi, Oltre 500 bambini. 28 classi, 500 bambini, è un impegno importante, quindi un grazie forte ai volontari, soprattutto miei che si stanno impegnando, ma soprattutto chi veramente lo sta facendo con impegno e servizio civile. E soprattutto grazie poi ai dirigenti Che scolastici che hanno ci stanno subito accettato, permettendo di... diciamo, subito hanno accettato, questo è un fatto, vabbè, noi con la San Mauro abbiamo avuto sempre un buon rapporto, anche negli anni precedenti, sempre abbiamo avuto una grande collaborazione, diciamo che qualche dirigente mi ha mandato un'email, un fax pure, che mi diceva che non potevano partecipare per motivi organizzativi, avevano altri impegni e non potevano assentarsi. Però la disponibilità totale che abbiamo avuto sul nostro territorio dimostra questa grande capacità di tutto il mondo della scuola nei confronti della sicurezza. Quindi, voglio dire, veramente è stato per noi un grande successo, è una dimostrazione che l'impegno che abbiamo avuto noi, che abbiamo avuto i dirigenti scolastici, i formatori sulla sicurezza, sta portando piano piano a far capire che è importante, è molto importante avere conoscenza e informare, parlarne. Proprio ieri sentivo un articolo, sentivo per la radio un articolo del 24 Ore che parlava dell'AIDS. Dicevo, questa grande malattia, sono 3-4 anni che non Non se ne se ne parla più. parla. Stranamente, una malattia che fa numeri ancora elevati, la mortalità è abbassata grazie alle medicine, però non se ne parla più. Come mai?
Allora per questo, questo ci deve dare la spinta sempre, soprattutto nella scuola, che poi è il tempio della formazione di questi bambini, di parlare di sicurezza. Poi ringrazio personalmente a Giovanni che sfortunatamente ogni volta che lo chiama è una rogna, e ogni volta dice non ti preoccupare, con quella sua calma che dà tranquillità, dice facciamo questo evento, facciamo questa cosa, sì facciamolo con calma, non ti preoccupare, anche se mette in distretto, no, cioè, sempre questa puttana sempre di in emergenza, sempre in emergenza, no, per tenerci l'abitudine di stare in emergenza, esattamente. Noi eravamo intenzionati, poi ne parleremo con tutti i dirigenti scolastici, di fare un, come ho fatto negli anni passati, di fare un saggio per ogni istituto complessivo. E quest'anno abbiamo invitato anche voi, gli amici, che normalmente siamo sempre insieme, a partecipare a questi eventi, perché è un momento importante, un momento di collaborazione, un momento di formazione per entrambi, nel senso che noi oggi facciamo questa conferenza soprattutto per migliorarci, perché questo opuscolo è stato studiato, è stato riletto, l'abbiamo rivisto molte volte, però lo continueremo a modificare, lo continueremo a migliorare, perché è importante anche il vostro contributo. Quindi vi chiedo la cortesia, prima di andarvene, prendetevene una copia in modo tale da darci questo aiuto. Poi vi ringrazio, ringrazio soprattutto alcune persone che oggi non ci sono per motivi tecnici e soprattutto lavorativi, che nella collaborazione anche estemporanea, nel senso non sono mai venuti in associazione, hanno dato il loro supporto a questa idea. Poi, dato che la prima volta che ho fatto questo evento, mi ricordo, ne parlammo tra la macchina e il MEC, se non mi sbaglio, io e la dottoressa Marro, e disse è importante la scuola. Ringrazio personalmente per quell'appoggio sempre, nel senso che incondizionato, anche se su certe cose siamo contrari, idee opposte, però solo quello che per i bambini è sempre importante avere questa attenzione, e abbiamo avuto sempre il riscontro del comune, quindi è un riconoscimento dovuto, anche se non ci sono cariche in questo momento, ma per la persona che ha avuto sempre l'attenzione particolare su questo tipo di situazioni, perché non solamente questo abbiamo fatto anche altre cose e abbiamo sempre avuto la considerazione dovuta. Adesso passo la parola a quello che è la parte didattica Anna, però vi vorrei ricordare soprattutto una cosa che per me è importante. Ieri pensavo così, che pensavo a casa, che quest'anno ho fatto 20 anni di volontariato, sono penso da 9 anni presidente, e penso che questo sarà l'ultimo anno che sarò presidente per scelte personali, e questo tipo di progetto mi è entrato nel cuore personalmente proprio per quello che mi hanno dato i bambini quando sono andato a fare l'informazione di quello che sarà il corso. Quindi è importante che noi tutti diamo veramente un input a questa nuova avventura. Grazie. Sì, senza microfono. Allora, intanto grazie di essere venuti. In questa piccola sezione parliamo del programma didattico, quindi vi illustro velocemente quello che è il programma didattico del progetto Piccoli Volontari Crescono 5.0. L'obiettivo primario è quello, come diceva il Presidente, sviluppare la cultura della protezione civile nella scuola primaria, non solo come organo di soccorso e supporto alla gestione delle emergenze, ma anche come quell'attività di previsione e prevenzione del rischio naturale ed antropico. Questo lo si fa perché tramite la conoscenza del territorio, quali sono le problematiche del territorio anche dal punto di vista geologico. E questo ci consente di fare formazione e di informare, quindi conoscere l'evento calamitoso e ci permette anche di attuare in modo corretto tutta quella serie di procedure di sicurezza in caso di pericolo. Un'altra delle finalità che ci siamo proposti quest'anno è quella di avvicinare i più piccoli e le loro famiglie al mondo del volontariato e quindi all'impegno nel sociale. Come avete capito dal titolo, 5.0 è perché
Questo progetto è arrivato al quinto anno, quindi l'approccio metodologico è stato sviluppato nel tempo ed è stato modificato grazie all'esperienza sul campo. Le lezioni sono interattive con il supporto di slide e video, viene dato e distribuito l'opuscolo che è appunto quello che vedete qui, e serve anche per dare modo al bambino di seguire tutto il percorso da un testo. I volontari, il supporto dei volontari è fondamentale perché sono prontissimi per rispondere a qualsiasi tipo di domande e curiosità dei bambini. Ci saranno esperimenti e laboratori didattici, esperimenti perché i bambini si cimenteranno in un esempio di eruzione vulcanica, quindi esatto. Col plastico cercheremo di fargli fare un'eruzione vulcanica. Laboratori didattici perché toccheranno con mano quello che è il prodotto dell'eruzione del Vesuvio, e anche creativi perché riusciranno da un oggetto che deve essere gettato, riusciranno a creare un oggetto, un'altra tipologia di oggetto. Esercitazioni pratiche che sono alla base del nostro progetto. Le lezioni teoriche sono sei. La prima è la protezione civile, quindi diremo che cos'è, quindi diamo una definizione della protezione civile e che cosa fa sul come opera sul territorio. Un'infarinata sulla storia della protezione civile, quindi con le competenze e le aree operative. Il ruolo importantissimo dei volontari all'interno delle associazioni e del servizio civile. Affronteremo quindi rischi naturali, quindi rischio sismico e rischio vulcanico. In particolare ci soffermiamo sul nostro Vesuvio, quindi apparato vulcanico che più i bambini conoscono e più gli interessa, sviluppano di più. Esatto, conoscono più il Vesuvio rispetto ai Campi Flegrei e comunque in questa sezione parleremo anche di Campi Flegrei. Il modus operandi è il seguente, quindi analizzeremo il fenomeno dal punto di vista fisico e quindi quali sono anche tutte le forze che entrano in gioco e che regolano questi fenomeni. Parleremo di previsione e sistemi di monitoraggio e quindi diremo anche come è difficile fare una previsione del rischio vulcanico, figuriamoci di un terremoto. Classificazione sismica e vulcanica non solo a livello nazionale ma anche sul territorio comunale di Casoria, in base al piano di protezione civile quando sarà pronto, piano di emergenza della scuola e quindi illustreremo tutte quelle misure di sicurezza da adottare prima, dopo e durante l'evento. Siamo in Italia, siamo in un paese che geologicamente è giovane e quindi è in continua evoluzione e quindi parlare del dissesto idrogeologico era fondamentale, però per far capire meglio qual è il problema abbiamo pensato di suddividere frane e alluvioni. Anche qui si parlerà del fenomeno naturale in senso fisico e quali sono le forze in gioco, quali sono, si analizzeranno le cause scatenanti del fenomeno e si parlerà di pericolosità, rischio e danno, che sono tre parole che sono congiunte tra di loro, sono molto importanti, però sono differenti, quindi si farà capire la differenza tra pericolosità e rischio. Anche qui, quando sarà pronto il piano di emergenza di protezione civile nazionale e quali sono le misure da adottare in caso di frane e alluvioni. Non solo rischio naturale ma anche rischio antropico, quindi come incendio boschivo e domestico. I nostri volontari sono pronti per l'IP. Sono specializzati. Sono specializzati, esatto. Se mi dai il tempo lo dico, volevo dire. E quindi anche i nostri più pronti volontari spiegheranno come si sviluppa un incendio, quindi quali sono le componenti che sviluppa l'incendio, quali sono gli strumenti e come usarli, soprattutto quelli del modulo antincendio, quali sono i casi di incendio domestico più comuni, le tipologie di estintori e il modo di utilizzo degli estintori e quindi tutte le misure da adottare in caso di pericolo. Non ultimo, problema rifiuti e inquinamento, quindi con la raccolta differenziata si parlerà di riciclo, recupero, riduzione dei rifiuti e quindi riutilizzo, si parlerà del porta a porta che già da tempo vige su Casoria
e laboratori creativi, perché i ragazzi saranno in grado, da un oggetto che deve essere destinato ad essere gettato, ciao, si faranno un altro oggetto creativo. Parte pratica. La pratica si alternerà di settimana in settimana alle lezioni teoriche. I ragazzi faranno il percorso ad ostacoli, che è una delle attività che viene svolta sempre tutti gli anni, proprio perché sviluppa nel bambino abilità, velocità ed equilibrio. E il nodo a treccia, quindi avranno anche la possibilità di fare questo tipo di esperienza, che qui velocità, destrezza e senso pratico. La barella di emergenza è quella che più diverte i bambini. Saranno in grado di creare una barella di emergenza con materiali di fortuna, in questo caso con una scala e con la manichetta dell'antincendio. È un lavoro di squadra, quindi stimolerà nel bambino la capacità di lavorare in squadra e la coordinazione, non solo ma anche la cooperazione. Scala controventata. Come si vede dalle immagini, è una scala che viene posta in senso verticale rispetto al pavimento, viene mantenuta e fissa, quindi viene fissata con delle funi, e non solo, ma anche da volontari che mantengono la base della scala. Il bambino qui dovrà essere in grado di salire nel modo corretto la scala, arrivare in cima, mettersi in equilibrio e scendere dall'altra parte, ovviamente in totale sicurezza. Anche qui abilità, equilibrio e coordinazione, fiducia e lavoro di squadra. Antincendio boschivo, qua i ragazzi saranno occupati in una simulazione di spegnimento dell'incendio, quindi i nostri volontari insegneranno loro intanto la distanza necessaria tra l'incendio e l'operatore, impareranno ad accendere e spegnere il modulo giusto antincendio, l'autobot. E impareranno ad usare la manichetta e a direzionare il flusso d'acqua. Anche qui lavoreranno di squadra e coopereranno con più unità che di solito lavorano all'operazione. Io volevo ringraziare tutti i ragazzi che stanno lavorando al progetto e volevo dire solo una cosa, che Presidente è per te. Sì. Allora, fare volontariato significa famiglia, quindi io volevo ringraziare in primis te e poi tutti gli altri ragazzi. Allora, io non posso altro che ringraziare a te, Topi, per l'opportunità, perché compito nostro di operatori di protezione civile è quello di non solo di essere operativi in stato di emergenza, no? Qualche giorno fa ci ha visto impegnati anche a Benevento e quant'altro, soltanto in quell'occasione, cioè veniamo già dopo quando il fatto o in atto o a risoluzione. Ma ancora prima, il lavoro va fatto ancora prima, cioè in fase di prevenzione, di informazione. E chi non ce lo può, qual è il miglior luogo, terreno fertile, proprio le scuole, i bambini, che sarà proprio il futuro di questa società. Ed ecco che questo obiettivo va a centrare veramente il cuore delle nostre finalità. Ringrazio io nuovamente i direttori didattici, perché le direttrici, che poi... che conosco come persona, perciò non mi stupisce la sua presenza, perché sembra una persona operativa e disponibile. Anche Luisa, grazie, nonostante i litigi, prego. Finché sono litigi creativi va sempre bene. No, va sempre bene, perciò ringrazio sempre comunque. Qual è lo scopo della Croce Rossa? Lo scopo della Croce Rossa è quello di fare prima di tutto informazione e formare, come tutti quanti gli altri del resto, è un ente formativo, la Croce Rossa è un ente formativo accreditato a livello nazionale, immaginate che ha i primi docenti di alcune università, anzi diciamo di alcune facoltà su proprio di Croce Rossa, le scelte come via di scienza infermieristica, via di fisioterapia, i primi docenti venivano proprio, perché la scuola era prettamente infermieristica di Croce Rossa, ma questa non è la cosa che voglio dire che il nostro obiettivo è che quando arrivati sul posto, quello che troviamo, la difficoltà, non è la pietra che cade, ma il rapporto e il dialogo con chi vive quell'incidente. Questo perché non comunichiamo la stessa lingua, perché magari non è informato o formato su alcune pratiche, su alcuni protocolli, oppure come adoperarsi in caso di. Immaginate, lui parlava prima dell'ADS, no?
che sapete bene che non è una vera e propria malattia che miete, perché non si muore per l'AIDS, si muore perché l'AIDS abbassa il sistema immunitario e basta un raffreddore che tu muori. E perché passi in seconda fase? Perché, perché è passata ecco lì in cantina? Perché non fa più notizia. E invece ci sono tantissime battaglie ancora in atto. Ora fa più notizia l'Ebola, fa più notizia altre, altre situazioni. L'AIDS ecco, è stata combattuta in una percentuale del 10% grazie all'informazione. Questa informazione ha potuto creare meno, meno vittime. Ecco perché questo potrebbe, se raggiungessimo il 10% saremmo dei, dei mostri, perché significherebbe aver raggiunto un obiettivo in pieno. Arrivare sul posto e vedere persone che per panico, perché il soccorso non è soltanto quello che viene fatto a livello di prendere la persona estrarla dalla macchina, come farlo, come non farlo, ma il vero trauma è psicologico. E il trauma non nasce soltanto a livello del, della vittima, lo subisce anche il soccorritore. Siamo tutti vittime dell'avvenimento. Ed ecco perché la formazione ci mette davanti più preparati, ci mette in mano un'arma da adoperare. Io ho avuto a che fare con soggetti, soprattutto il mio comitato, perché siamo stati i primi ad arrivare, a, non so se vi ricordate, il camion ad Avellino. E compito dei nostri volontari è quello di raccimolare gli arti. Immaginate un volontario che vive una vita ordinaria come tutti quanti noi e poi preso e trapiantato in una situazione del genere. Quello non ci dorme la notte. E allora ecco perché poi nasce un'altra forma di soccorso, quello di aiutare la signora a scendere dalle scale, ma anche come farla scendere. Ma non soltanto sotto al braccio o con una barella cardiologica o un telo a barella, no, ma anche con quali parole accompagnare, come saperla, come saperla ascoltare. Perché io porto sempre un esempio che a me mi è rimasto così impresso. Stavo a guardate a 15 a Sarno, ci fu una casetta che fu sventrata tutta sventrata e rimase tanti tubi. E questa vecchietta seduta là in mezzo a questo atrio ormai sventrato, questa casa che non c'era. Voi sapete la vecchietta quando si vide la sua vergogna qual era? Che non ci poteva offrire il caffè. Perché non aveva una casa dove accoglierci. Voleva darci l'unica sede che c'era rimasta e piangeva perché gli era morta la mucca. Dice, ma qualcuno magari, dice, che importanza ha? Era l'unica cosa che gli faceva compagnia, che gli produceva sicuramente qualche cosa a livello economico, perché produceva il latte, faceva quelle cose casearie e quant'altro. Io in quel momento, vi dico la verità, mi sentivo così disarmato, così incapace, impotente, non sapevo cosa fare, che l'unica cosa che fece l'abbracciare. In quel momento smise di piangere, forse perché aveva bisogno di essere più sicuro. E io andavo insieme alle infermiere, non so se conoscete le Croci Rossine, no? E facevamo il censimento dei bambini dispersi e quella così. E in quel momento che poi ho capito che quando si va a fare volontariato, quando si fa anche questo, non solo si dà, ma si riceve. Io dico sempre ai miei volontari, noi siamo ben 600 soci, però diciamo che un decimo saranno veramente operativi, ma è così come in tutte le parti, no? Che io ho 1200 braccia, perché a me piacerebbe stare in campo, come sono stato adesso a Benevento, sono stato lì proprio in acqua ben 6 ore per i dispersi. Ed è questo che vi fa speciali. Io vi poi tutto operatori. Noi siamo uomini normali che riusciamo a fare cose straordinarie. Io ho visto i miei colleghi che magari in stato di normalità, fra virgolette, la parola che ho utilizzato è laico, non avresti mai pensato che stava lì a portare via un cane che stava annegando vicino alla finestra. Allora, perché aveva pure paura dei cani. Ma in quel momento è stata più forte la sua
compassione verso quell'animale che la sua paura. Perciò io vi ringrazio per quello che fate ogni qua volta. E questo progetto non solo va sostenuto, ma va incrementato. Perciò ringrazio nuovamente sia Pompito che tutti quanti voi. Grazie. Intanto volevo ringraziarvi per la vostra presenza di stasera, volevo ringraziare il presidente Pompilio, Ciro D'Agostino e i miei compagni del servizio civile che molto democraticamente hanno deciso, mi hanno diciamo, proposto come relatore. Diciamo che come vi hanno esposto precedentemente le persone che mi hanno preceduto, questo battito del progetto Mini Volontari 5.0 capiamo che non è un progetto che parte quest'anno, quindi è un progetto che ha origini lontane, e quindi proprio in questo si vede quello che è l'impegno dell'Associazione Folgore, dell'Airone e di tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto, dei professori, delle scuole che ci appoggiano per questa parte importante che è la formazione di quelle che sono poi, diciamo, le nuove generazioni. La formazione è proprio il pilastro principale di questo progetto fa sì che diciamo, questi ragazzi siano preparati a quelli che sono i rischi, come vi ha esposto prima Anna, che sono rischi, diciamo, concreti che la nostra regione, il nostro territorio comunque si trova ad affrontare. Come volontario per questo, diciamo, primo mese di esperienza, posso dire che comunque è un'esperienza molto formativa, perché sia per noi volontari del servizio civile, sia comunque per le persone a cui questo progetto poi è riferito, perché ci sono professori in sala, maestre, dirigenti, sanno che comunque non è proprio semplice avere a che fare con i bambini, ed è anche comunque c'è una grossa responsabilità da parte di chi poi va a portare determinate cose a questi bambini. E diciamo che è molto importante fare gruppo, il lavoro di squadra. Infatti, diciamo, singolarmente noi volontari possiamo fare molto poco, però quando lavoriamo comunque in team e quando lavoriamo in gruppo riusciamo comunque a portare un apporto importante e significativo a questo progetto, soprattutto grazie comunque all'aiuto dei volontari, diciamo, storici della Folgore e dell'Airone, che ci danno un'importante mano per quanto riguarda anche e soprattutto la parte pratica, perché comunque ci sono delle persone che sono specializzate in determinate cose e quindi riescono a darci un supporto fondamentale a quello che facciamo. Diciamo che l'esperienza con i bambini è anche un'esperienza simpatica, perché comunque tra la curiosità e tra, diciamo, la sete di conoscenza dei bambini poi nascono tanti siparietti simpatici. Ve ne riporto uno di un bambino in una scuola che, dopo aver parlato del rischio sismico, ci aveva chiesto cosa fare nel caso in cui durante il terremoto lui si trovasse nel frigorifero. Quindi anche questo diventa comunque... Sono mangiugno forse, no? Sì, poi diciamo sono molto curiosi e sono molto attratti da quello che diciamo, perché come vi ho detto situazioni del genere si ripetono spesso e si ripetono frequentemente. Diciamo che sono anche la pratica è quello, diciamo, che colpisce di più, perché comunque è il momento in cui loro toccano proprio con mano le cose pratiche, le cose, diciamo, teoriche che noi andiamo poi a riportare. E c'è un grande impegno di questi ragazzi a cui è rivolto il progetto, mettono un grande impegno in quello che fanno. Infatti, anche se, e ce lo può dire il nostro volontario di vecchio corso Enzo, che anche se spesso hanno paura ad affrontare questa scala controventata, che sono 10 metri, però un ragazzino più piccolino può... 10 metri, quella che questa era più bassa. No, 10 metri, quelle che devono fare loro, il servizio civile. I ragazzi sono 2 metri e mezzo. Sì. Una scala di 2 metri e mezzo, comunque dalla prospettiva di un bambino. Certo, può sembrare 10 metri. Può sembrare uno ostacolo. È saltato di distanza. Già sono preoccupati dalla scala controventata. Noi gli diciamo 10 metri. No, no, no.
scusate, sono anche emozionato perché non... io è vero che sono un chiacchierone, però non sono abituato a fare queste cose. E, però, come vi dicevo, questa è un'esperienza che per giovani come noi, per mettersi a servizio comunque degli altri, del volontariato, è una cosa molto importante, anche perché i volontari di vecchio corso comunque ci trasmettono questo senso del dovere verso gli altri, che è spontaneo, perché nessuno, cioè, non è assolutamente spontaneo, e quindi è molto sentita come tematica. E questo progetto ha anche, appunto, diciamo, questo obiettivo di trasmettere quello che è proprio questo senso che hanno i volontari di protezione civile nell'affrontare tutte le situazioni che, a cui, diciamo, siamo preparati a far fronte. Io vi ringrazio il Presidente e tutti quanti per aver mi dato questa possibilità, e passo la parola a Cinque.